Ciao ragazzi, qua Zetabu, bentornati sul mio canale. Siccome FIFA 22 è praticamente finito, siamo agli sgoccioli, e nel frattempo che aspettiamo FIFA 23, comunque voglio farvi un po' di compagnia anche su questo canale. Vi porto una serie con cui, ragazzi, molti di voi magari mi hanno conosciuto, ossia le squadre NEL. E quest'oggi siamo con la Juventus, il Piemonte Calcio nel 2030. Andremo a vedere squadra per squadra nella carriera allenatore di FIFA 2022, appunto nel 2030, quasi il termine, diciamo, della carriera, dove tantissimi giocatori comunque si ritirano, dove tantissimi giovani crescono, dove ci sono un sacco di cambiamenti a livello di calciomercato. Lasciate qua sotto un commento con la posizione in classifica della squadra che andremo a vedere, quindi in questo episodio, la Juventus, secondo voi, prima di vedere il video. E se questa serie vi dovesse piacere, lasciate qua sotto in un commento la prossima squadra da andare a vedere tutti insieme. Non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere la Juventus. Ragazzi, vi ricordo che se vorreste delle magliette da calcio come questa, con lo stemma ricamato perfetto, oppure come questa qua del Napoli, bellissima, oppure addirittura tutte le magliette delle nazionali, anche quelle di Qatar 2022, trovate FC Maglia qua sotto in descrizione. Ci sono tutte le magliette, utilizzate il codice sconto ZV, qualità veramente ottima. Ok, andiamo a vedere la formazione della Juve. Allora, attaccanti troviamo Pazzondaka, 31 anni, 84 di overall. Beh, un signor attaccante, anche perché comunque è alto 1,83, ma con 92 di accelerazione, 94 di velocità scatto, 89 di elevazione, 89 di agilità. Vediamo un po', 89 di finalizzazione. Vabbè, la Juve è a posto lì davanti. Sicuramente un attaccante insolito per la Juventus, ma comunque un grandissimo attaccante. Quindi Pazzondaka è il primo giocatore di questa Juventus. Mi sembra, allora, dai giocatori che sto vedendo, mi sembrerebbe un 4-3-3, non lo so, perché abbiamo Dinci, scusate la pronuncia, un giocatore tedesco, penso naturalizzato turco, 28 anni, 80 di overall, alto 1,88, quindi per essere un'ala è molto molto alto, è abbastanza veloce però non velocissimo, agilità soltanto 82, non è il suo forte, e c'è anche da capire quel 67 di resistenza, magari questo può essere un super sub, anche perché dopo sto vedendo Jeremy Doku, hanno Daka e Doku, i telecronisti italiani impazziranno, che immagino, appunto, stavo dicendo, che Doku sarà il titolare, perché lo conosco, lo conoscete anche voi immagino, infatti guardate quanto è forte, 27 anni, 87 di overall, giocatore belga, immagino che sia proprio lui il titolare, e guardate che statistiche impressionanti. Non è tanto alto, al contrario di Dinci. Jeremy Doku è alto 1,71, però 94 di accelerazione, 91 di velocità scatto, con 96 di agilità e 88 di equilibrio, dribbling 90, passaggio corto 87. Lui sarà il top player di questa Juve, quindi per adesso sarà Daka centrale, Doku esterno destro, cioè alla destra. Poi andiamo a vedere questo Krajic, che potrebbe essere il Regen Ilicic, ditemi se sbaglio, comunque è una seconda punta molto molto forte, perché 27 anni, 86 di overall, alto 1,73, mamma mia che statistiche che c'ha sto giocatore, 96 di accelerazione, 93 di agilità, 90 di equilibrio, 93 dribbling, 93 controllo palla, finalizzazione 77, quindi è più un assist man, possiamo dire. Però ragazzi, giocatore fenomenale anche questo qua, veramente un super colpo nella Juve, passaggio corto 84, tira al volo 90, ragazzi, lui è un po' il rifinitore. Devo capire però questo modulo, perché non lo so, magari lo mettono trequartista in un 4-3-3 offensivo, capiamo. Andiamo a vedere Daniel Podence, perché perché l'ala sinistra ha soltanto 75. Podence comunque un giocatore che cresce tanto, però si vede che a 34 anni è sull'orlo del ritiro, è comunque velocissimo, infatti 94 di accelerazione, però 68 di velocità scatto, è un giocatore che si sta per ritirare. E poi l'altro attaccante è Giacomo Vrioni, che tra l'altro è nella Juve da un secolo, quindi secondo me i tre titolari sono Krajic, Doku e Daka. Bisogna capire se questo Krajic possa fare anche l'ala sinistra, perché Doku è un'ala destra fortissima, Daka comunque dalle statistiche se la gioca, Dinci potrebbe fare anche l'ala sinistra, non lo so, però questo Krajic cosa fai, lo metto in panchina? Ok, questo è l'attacco, andiamo a vedere, perché magari giocano con un attacco a due, non lo so, vediamo un pochino il centrocampo juventino.
CC abbiamo Baturina, Martin Baturina, 26 anni, croato, 1,72, 84 di overall, un centrocampista molto 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 equilibrato. Possiamo trovare appunto 82 di accelerazione, 81 di velocità scatto, 93 di resistenza, che è una cosa molto importante, un buonissimo 88 di visione. E la madonna, gran giocatore, 91 di dribbling, 89 di controllo palla, 89 di tiri dalla distanza. Questo Baturina sinceramente non lo conoscevo, però questo tipologia di video vi può servire anche per voi, per le vostre carriere, perché se vedete qua qualcuno comunque forte che è cresciuto parecchio, lo potete riproporre nella vostra carriera allenatore. Baturina, ottimo centrocampista da Juve. Troviamo anche Julian Brandt, lui lo conosciamo, un giocatore molto famoso, 33 anni, 84, quindi diciamo che anche lui sta iniziando a decrescere, ma nel suo top comunque Brandt raggiunge anche gli 87-88, trequartista, quindi bisognerà capire questo modulo della Juve, aiutatemi anche voi. Poi troviamo Gianluca Busio, quindi la Juve che punta tanto sui giovani americani. Busio, ex Venezia, lo conosciamo, l'abbiamo conosciuto l'anno scorso in Serie A, 85 di overall, quindi è cresciuto molto, statistiche molto interessanti, anche qua 91 di equilibrio, 89 di resistenza, 87 di visione, 90 di passaggio corto, 89 di controllo palla, molto simile a Baturina. Per adesso loro due a centrocampo possono comportare molto bene. E poi ragazzi troviamo il top player, perché Mason Greenwood alla Juve, 28 anni, 90 di overall e 96 di accelerazione, 97 di velocità scatto, 88 di equilibrio, 92 di posizione attacco, 99 di finalizzazione, non ne sbaglia una, 90 potenza tiro, 87 tiri a distanza, 89 passaggio lungo. Ragazzi lui è incredibile. E a sto punto Doku magari giocherà a sinistra, o Greenwood a sinistra, ce l'hanno comunque, ce l'hanno l'attacco. Poi un altro trequartista, Madison, anche lui in fase calante, 33 anni, 84, e appunto possiamo vedere le statistiche, ma sono così perché appunto cala, perché sennò Madison fin dall'inizio, comunque dall'inizio carriera, spinge, è un buonissimo giocatore. E poi Weston McKennie, che rimane alla Juve insieme a Busio, fa questa coppia tutta americana, altro centrocampista centrale, statistiche incredibili. Weston McKennie comunque potrebbe completare per adesso l'ipotetico centrocampo a tre con Baturina e Busio. Ma andiamo a vedere l'ultimo centrocampista, che è questo Rigier, Yuri Rigier, 26 anni, 80, olandese, un centrocampista comunque secondo me panchinaro, non male. A parer mio si potrebbe fare per adesso un 4-3-3 offensivo con Busio e Baturina dietro a Julian Brandt, COC, oppure ancora meglio dietro a Krajic, COC, con Patson Daka attaccante centrale, Doku alla sinistra e Greenwood alla destra, oppure il contrario. Ma andiamo a vedere la difesa. Terzino Max Arons, 30 anni, 83, non male, non male, forse un po' basso, a me piacciono i terzini più alti, però comunque statistiche niente male. Abbiamo un giovane Moussa Akoto, difensore centrale comunque che la Juve avrà preso per farlo crescere. Ecco l'altro terzino è Ethan Laird, tanti giocatori comunque inglesi o comunque ex Premier, quindi la Juve punta su questi giovincelli. 82 di overall, quindi Arons e Laird, scusate se la giocano, statistiche anche qua molto interessanti. Dall'altra parte abbiamo Lundberg come terzino sinistro, ma secondo me non potrà essere lui il titolare. Abbiamo questo Martinez, che non so perché non me lo fa vedere, forse l'hanno appena comprato, Arnau Martinez, giusto perché non avevano troppi terzini destri. Il difensore centrale invece secondo me titolare potrà essere Tanguy Nianzou, 27 anni, 84, per essere un difensore centrale comunque è alto 1,91, ma 84 di accelerazione, 79 velocità scatto, 92 elevazione, 92 forza, 91 intercettazioni, bellissimo difensore. Bisogna capire chi giocherà al suo fianco. Ah, un altro terzino destro, Benjamin Pavard, che sta decrescendo. Núñez, Unai Núñez, 33 anni, 84, potrebbe essere lui l'altro difensore centrale insieme a Nianzou, però sta decrescendo, quindi vediamo un po'. Ricardo Pereira, un altro terzino destro. Valentin Rosier, un altro terzino destro, c'è soltanto terzini destri questa Juve. E infine, oh, il capitano immagino che sarà ormai nel 2030, Matthijs de Ligt, che su FIFA almeno rimane a completare la difesa con 90 di overall a 30 anni. Guardate che giocatore, un fenomeno. Quindi la difesa secondo me potrebbe essere Arons a destra, Laird a sinistra, Nianzou e De Ligt, oppure Núñez e De Ligt, però io preferirei Nianzou e De Ligt come difensori centrali. Una gran Juve ragazzi. E in porta Alban Lafonte, 31 anni, 85, ci sta, con Ander Vargas, 22 anni, 77, quindi un portiere comunque anche giovane con grande prospettiva come panchinaro. Una grande Juve. Fatemi sapere il vostro parere su questa Juventus,
Juventus. Io sono rimasto molto stupito, quindi un 4-3 offensivo, il giocatore più scarso titolare a 82 di overall. Wow, soprattutto in attacco con Patson Daka, Jeremy Ndoku e soprattutto Mason Greenwood, una signora squadra. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere la prossima squadra da andare ad analizzare nel 2030. Io vi saluto, ciao ragazzi.